Benvenuti, secondo ciclo di lezioni, insomma di appunti su Lua. Abbiamo visto la volta scorsa Lua usato attraverso REPL.it che consentiva di far girare dei programmini direttamente su internet senza scaricare nulla. Ma se vogliamo fare delle prove un pochino più comode, conviene scaricarsi un cosiddetto IDE. IDE cos'è? È un sistema che permette di costruire programmi in maniera semplificata e veloce. Zero Brain Studio è un programmino che è disponibile in versione open source, quindi non è nemmeno tanto brutto, e cercando Zero Brain, andando su download, possiamo vedere che è possibile scaricarlo pagando un contributo se lo riteniamo utile. È possibile andare direttamente sulla pagina di scaricamento e scarichiamo la versione, per esempio zip. La versione zip sono solo 6 mega. Una volta scaricata, andiamo nel folder, se ce la faremo. Zero Brain, ok, e quindi qui facciamo 7-zip e la estraiamo fondamentalmente in una cartella a piacimento. A questo punto, dentro la cartella, troviamo sostanzialmente un zbstudio.exe che possiamo cliccare e abbiamo una finestra, insomma, dove possiamo fare i nostri esperimenti. Quindi qui possiamo lavorare, nel senso posizionarci su una cartella. Quindi per esempio scegliamo una cartella e andiamo su D ad esempio, e qui facciamo una cartella che chiamiamo Lua Experiment. Selezioniamo questa cartella e qua dentro possiamo scrivere un programmino, e il programmino possiamo fare una cosa molto semplice. Per esempio facciamo print. Vedete che ecco, uno dei primi vantaggi di un IDE è che ci aiuta, quindi se facciamo PR, ecco PR potrebbe essere print o pers, facendo invio ci completa e poi ci spiega in inglese quali sono i parametri della funzione. Quindi possiamo scrivere ciao mondo, e a questo punto questo programmino control S lo salviamo e gli diamo, tipicamente un programmino Lua si chiama mine.lua, e a questo punto abbiamo questo programmino che possiamo far girare. Quindi notate che qui abbiamo due modalità per farlo girare: uno è modalità esecuzione e l'altra la modalità debug. Cominciamo con l'esecuzione. Facendo l'esecuzione vedete che compare ciao mondo, che è quello che vogliamo fare. Va bene, se ci fate caso, facendo open è possibile accedere. Dunque dovrebbe essere abbastanza semplice accedere anche a una serie di esempi. Adesso poi ve lo farò vedere poi la prossima volta, da cui poi è possibile, insomma, imparare a usare Lua in modo abbastanza efficiente. Primo video, bello, corto. Ci vediamo al prossimo.